La DIA ha confiscato beni per 4 milioni di euro ad un imprenditore, sigilli alla società e agli immobili, l'uomo è ora detenuto nel carcere di Castrovillari. Gioia Tauro, rissa fra giovani, 8 denunciati fra cui 7 minorenni, sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza. Soverato, denunciati 15 furbetti dei buoni pasto, avrebbero presentato al comune autocertificazioni risultate poi false. Calcio in Serie A, giornata importante per il Crotone, l'11 di Stroppa dopo la pesante sconfitta contro il Milan si prepara alla sfida domenica pomeriggio all'uscita contro il Sassuolo.